And I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Buongiorno a tutte, buon venerdì santo, oggi è venerdì e volevo dire qua quasi quasi buon Natale, perché il tempaccio qui a Trento e al nord è brutto e dire buona Pasqua al sud. Qualcuno mi ha detto che da voi splende il sole, invece da noi è proprio inverno e quindi facciamo un Natale Pasqua nello stesso tempo. Allora, benvenute a tutte per la nostra bella diretta che facciamo 2 ore sempre come tutti i venerdì. Oggi ci è toccato anche un bel giorno, appunto, che è il venerdì santo. Tante di voi magari sono anche a casa, magari anche le mie clienti che lavorano si sono prese un giorno in ferie, quindi, di ferie, quindi magari oggi c'è l'occasione anche per loro di vedere la diretta. Altrimenti vi ricordo che c'è, per tante clienti che sono comode, la puntata del sabato. Tantissime di voi la guardano il sabato sul canale 124. In streaming sempre su YouTube, sempre le puntate le potete visionare da YouTube ofelia.it. Oggi stranamente la data, YouTube ci dà una data, mi diceva il mio tecnico Ruben, che sono tutte curiose di conoscere, devi saperlo Ruben, e mi dice che ci dà la data della settimana scorsa, però la puntata che state vedendo è la puntata di oggi, in diretta. Allora, vi faccio visionare un po' la vetrina, che ho messo delle cose bellissime, e poi possiamo cominciare a presentarle. Beh, sapevo che andavi su questo, che questo è un capolavoro, questo è un pezzo unico, fatto tutto su una lastra di avorio, è un pezzo artistico unico al mondo, composto per esempio sempre tutto di avorio con pietre da scavo, e queste due gallinelle per esempio sono di corallo nero, antiche, murrine antiche. Solo i quattro turchesi che ci sono sulla lastra valgono all'ingrosso, quattro turchesi così meno di 300 euro non si pagano. Noi non ve li facciamo pagare. La lastra in avorio è incisa sia da una parte che anche dall'altro lato, spero che si veda, con una bellissima decorazione floreale giapponese. Quindi un capolavoro come questo, se volete subito sapere il prezzo ve lo dico, perché è da opzionare, è un pezzo raro, tutto montato in argento, epoca 1880, a soli 500 euro. Abbiamo anche scritto il numero del lotto, che dovrebbe essere il 367. Guardate cos'è. Qua è una scultura, oltre che da indossare, proprio da ammirare e da collezioniste. Quindi sapete valutare voi che un oggetto come questo sicuramente è unico al mondo. Non serve che ve lo dica io, voi non avete mai visto, come non ho visto mai neanch'io, un capolavoro simile, dedicato alle mie clienti collezioniste. Oggi ho tantissime cose molto particolari, esclusive, fra cui alcune di voi hanno già chiesto delle delucidazioni, che ho detto anche per i bracciali in avorio è meglio che chiamate in diretta per sapere le misure, perché io non le sapevo. Perché quando io faccio le pubblicazioni su Facebook, vi invito anzi di
andare sul mio canale Facebook Ofelia di Biasio Lorenza e lì ogni tanto pubblico appunto un'anteprima delle vetrine e dopo voi mi chiedete di quello che pubblico i prezzi e opzionate addirittura i gioielli e gli oggetti che vi piacciono o le borse. E quindi alcune clienti, non c'è questa qua, le camicie sono quasi tutte esaurite, questa anche che ho io non c'è più. Però ne ho portate gli ultimi pezzi rimasti perché sono praticamente terminate. Poi un altro oggetto raro che ho visto adesso, Ruben che l'ha ripreso, è questa scatola in argento, è tutta in smalti in argento, porta sigarette con tutti i punzoni. E anche questa è una rarità perché è una scatola da collezione, ma è sempre giapponese, ma è un portasigarette, mai stato usato, quindi conservato benissimo. E qui siamo nell'epoca Giappone, primi Novecento, argento e poi le dorature dell'incisione sono in oro puro. E la richiesta per questo oggetto straordinario, che è l'otto numero 374, è di 200 euro. Quindi scatola da collezione, meravigliosa, porta sigarette con tutti i punzoni, ma scatola da collezione. Rara, qua è un bel oggettino, questo è qualcosa veramente di, per chi colleziona magari le scatole, è qualcosa veramente di unico. E poi sempre andando dalla vetrina a prendere dalle curiosità, questa era la richiesta che avevo avuto, vi dicevo prima, su Facebook di questi due meravigliosi bracciali, tutti lavorati a mano, costano solo 170 euro l'uno. Questo addirittura ha tutto il contorno in argento, è il lotto numero 369. È tutto avorio vero, allora è grande, sì. Quindi la signora che mi chiedeva, la cliente di Merano, se veste un polso 19, tranquilla perché è un bel diametro. Bellissimo anche l'altro che è l'otto numero 371, è un pelino più grossetto, 370 scusa allora, e costa sempre 170 euro. Era da tanto che non ve ne portavo perché non ne avevamo. Abbiamo l'interno diametro di 7 centimetri, sia l'uno che l'altro. Quindi tranquille che vi va bene questo, anche se avete una misura 18-19, è una straordinaria. Allora, prendetevene due perché a quello che li abbiamo messe è il prezzo di uno, veramente. Se li prendete due che stanno benissimo insieme, li pagate 340 euro, che non è nulla, avorio antico. Poi straordinario pezzo antico, anche questo, con la catena in argento e una rosa tutta lavorata vera d'avorio, con la nappa del 1700, questa qua è anche una creazione nostra, dove abbiamo appunto modificato la parte finale del ciondolo in avorio, e mettendogli la nappa antica del 1700 in argento dorato e con tutta la catena in argento. Anche questo, guardatelo, è un pezzo rarità, veramente è un pezzo da indossare, molto molto bello, molto semplice, anche non è impegnativo, è un gioiello fantastico da avere. Anche questo ve lo posso mettere a un prezzo interessante, considerando anche che è tutta una catena d'oro, scusa, d'argento dorato, che costa di più dorare che non l'argento bianco e basta. Con la nappa, solo la nappa antica del 700 può valere la cifra che vi chiedo del tutto, 350 euro. E, non, è fuori lotto questo Ruben, fuori lotto. Meravigliosi bracciali, l'altro è stato prenotato, Lidia. Orologini, anche gli orologini sono terminati, però cercheremo di, alla prossima settimana, sono tutti in revisione nel nostro laboratorio e cercheremo di portarvi, ancora, è andato anche il Bulova, l'Hamilton, quelli che avevo fatto vedere la settimana scorsa, quelli con la scatola, con la garanzia. Questo è mio, non ve lo posso dare, ma arriveranno la settimana prossima. Avorio,
è tutto argento, abbiamo detto fuori lotto, primi 900 l'epoca, a 350 euro. La rosa, che è stupenda, tutta di avorio, è 6 centimetri di diametro, è bella grande, guardate che pezzi. La catena è molto bella anche, molto grossa, importante. E questa è una chicca veramente da vedere, eh. Vicino alle rarità, che ho cominciato subito con le rarità di oggi, vicino alle rarità. Questa allora va in conferma, grazie mille. Vicino alla rarità, che sta bene vista anche con questi colori, vi faccio vedere una borsa che è da super collezione. È una borsa in cocco albino, molto molto rara, del 1940, conservata perfettamente, con due tasche. La borsa, guardate com'è all'interno, è perfetta, due tasche, una da una parte, una dall'altra, poi si apre all'interno, per il resto chi prende questa borsa avrà questo foulard meraviglioso, che è un foulard da più di 100 euro, è tutta in pelle, perfetta, composta addirittura, vedete, con il suo portafoglietto, sempre in cocco albino. E composta appunto da poi una tasca e all'interno ancora grandissimo spazio. Allora, questa è una borsa del 1940, guardate la particolarità anche dei dettagli. Dove c'è più lavoro, qui vedete dalle parti Ruben, dove c'è il lavoro del cocco albino, il manico l'hanno fatto uguale. Dall'altra parte, che è più bianca, cocco bianco, hanno fatto la maniglia col cocco bianco. È stupenda. La richiesta per questa borsa, che è il lotto numero 361, molto rara, degli anni 40, è di 600 euro. Con appunto anche l'esclusiva insieme con questo foulard fantastico che è in pura seta. Che ha un foulard appunto vintage, anche firmato, credo che ci sia anche la firma, francese di René Maurice. Allora, chi colleziona le borse sicuramente si trova davanti a una rarità e anche chi ama le borse e vuole avere qualcosa di particolare non se la faccia sfuggire perché è introvabile. Quindi. Mi sembrava bella appunto da appoggiare qua anche col tema dei gioielli con l'avorio per rimanere appunto su questi bei colori delicati, eleganti e appunto favolosi. Poi, allora, questa la lasciamo qua dietro, continuiamo ancora con queste cose che ho preparato per la vetrina. Allora, l'ultima collana è fatta con tutte le medaglie in argento, le medaglie no, però la collana è tutta in argento, antiche, ce ne sono dentro del 1700 e anche del 1600. Questa è l'ultima, ve l'avevo fatta vedere che non erano ancora lucidate quando l'avevo portata, l'ultima, e vi avevo detto avremmo fatto. E con poi qua c'è tutta ambra e avremo fatto l'ultima collana con le medaglie antiche, crocefissi. E questa è una rarità appunto perché oltre che essere una collana charms molto attuale e molto moderna, perché vanno di moda, è una collana appunto da collezione, da indossare ma da collezionare. Fantastica, vedete la ricchezza dell'incisione di tutte le medaglie che sono appunto medaglie votive, sono tutte medaglie votive con antichità proprio ed elementi veramente rari. La richiesta è di 250 euro e siamo appunto in una rarità del 1700, anche la catena poi che abbiamo messo in argento è molto bella, è molto massiccia. Molto importante, tutta rifinita anche in ambra. Allora, il lotto della collana del 1700, le medaglie votive, tutte, alcune sono in argento anche, il 371 e la richiesta appunto per questa meraviglia è di soltanto 250 euro per avere un monile da collezionista unico al mondo. L'unica persona che la indosserà, che la potrà prenotare, sarà l'unica ad averla. Fantastico,
Poi l'unica anche a, se la prenotate ad averla, sarà questa che è fatta sempre da noi con una collezione di campanelle antiche d'argento. Queste sono tutte campanelle antiche, addirittura hanno il batocchio dentro. E sono veramente anche queste da collezione, sono oggetti che noi teniamo da tantissimi anni come l'oro nelle nostre collezioni di rarità e che pian pianino trovano vita nella fantasia e diventano dei gioielli. Quindi anche questa pezzo molto raro, il lotto 372 e la richiesta sarà soltanto di 350 euro, tutta in argento. Questa abbiamo. Il valore oltre che all'antichità anche dell'argento e avete una collana che qua è unica al mondo, unica per la sua appunto peculiarità di essere tutte campanelle antiche e poi per avere questa bellissima portabilità charms in argento. Anche qua veramente un'emozione nel farvi vedere questi gioielli che sanno veramente di esclusività, di unicità, che sono proprio da artisti. Questi sono due pezzi artistici, sia la collana con le medaglie antiche che la collana con tutte le campanelline. Poi anche questa è una rarità, questo è un gioiello antico del primi 900, abbiamo turchese vero e è argento vero, non è argentata, che di solito sono argentate. Turchese dell'Iran, è il lotto numero 368, etnica, tutta in massiccia, in argento, con questi bellissimi elementi, pezzo unico, è anche molto pesante, la richiesta è di 300 euro. Se non avete mai visto una collana in turchese, veramente ho l'onore di farvi vedere una collana tutta in turchese vero, favolosa, dell'Iran, non turchese cinese. Turchese dell'Iran, lotto 368, tutta completamente in argento. La sua richiesta di questo oggetto meraviglioso è di 300 euro. Abbiamo una lunghezza di 48 centimetri, favolosa, anche portata insieme magari alla collana con le medaglie. Qua avete gioielli proprio degni da essere chiamati da collezioniste. Adesso vi faccio vedere un capolavoro di foulard. Oggi vi ho portato dei foulard importantissimi, poi dei bellissimi anelli. La scatola l'appoggiamo qua, intanto la scatola giapponese. Allora, Leonard, vogliamo parlarne dei Leonard, che il valore sul mercato dei Leonard, andate pure a cercarli che tanto non li trovate da comprare. Comunque i Leonard si aggirano sui 400 euro, ok? Sono proprio, li trovate e sono in seta. Quelli che vi presento io, 440, ma indossati. Sono in cashmere, quindi abbiamo un ulteriore pregio. I Leonard nuovi, ma indossati con tutta la sua etichetta, 65% cashmere e 35% seta, qui c'è la firma, e sono assolutamente i foulard da collezionare e da indossare perché sono veramente bellissimi. Completi, vedete, mai indossati. Questi sono i Leonard in cashmere e seta. E che bellezza! Ha indubbiamente guardate anche dove sono firmati, direttamente anche sulla stampa, stampato sulla trama appunto del disegno appunto che è seta e cashmere. E anche sulla naturalmente Parigi. È la marca più importante per quanto riguarda il collezionismo e la ricercatezza. È difficilissimo trovarli, non li trovavamo più neanche noi da tantissimi anni. La collana dell'Iran, grazie. Lotto numero 366, la richiesta è di 200 euro. Vediamolo indossato perché è una meraviglia. Dentro tutta una gamma di colori sui glicini, vedete? Perché appunto è una collezione di fioritura di primavera. Questa
Guardate le foglie, guardate Leonard Cashmere Setta. Nuovo con ancora tutta la sua etichetta, ho anche le sue scatole, originali e Parigi. E poi qua vi faccio vedere l'etichetta. E Cashmere e Setta. 65% di Cashmere e il resto è tutta Setta. È straordinario. Pezzo unico, naturalmente. Per voi da collezioniste, per voi amanti del bello, per voi che siete sempre alla ricerca di quello che non avete e io cerco sempre di portarvelo perché naturalmente so che cose ne avete tante, ma di Leonard sicuramente no. Quindi questo l'ho fatto vedere, poi ve ne faccio vedere un altro che è La fine del mondo, che è questo, il lotto 364. Qua abbiamo delle pennellate proprio artistico, sempre in cashmere e seta, guardate. È stupendo questo con lo sfondo nero. Io, guardate, noi quando i miei genitori trattavano i Leonard, quando facevano loro la trasmissione, avevano veramente una lista di clienti da chiamare, che però non li chiamavano perché anche loro preferiscono fare la diretta. Altrimenti avevano proprio l'elenco di chi, quando doveva arrivare Leonard, doveva essere chiamato. Però preferiamo noi non dare la priorità a nessuno e di fare la televendita direttamente e farvelo vedere. Anche questo fantastico, sempre 70% cashmere e 30% seta. Vi faccio vedere il Leonard, l'abbiamo trovato, quello della settimana scorsa che abbiamo venduto, molto simile come disegno. 440 euro, ma è indossato con etichetta. Questo è solo seta, Parigi. 200 euro, credetemi, abbiamo anche pochissimo di guadagno perché naturalmente non è che te li regalano i Leonard in cashmere e seta. È una collezionista che li ha e che abbiamo questo aggancio, questo contatto che altrimenti nessuno potrebbe appunto procurarvelo. Questo allora è il lotto numero, l'abbiamo messo, lotto 364, Lidia, guardami per favore, che è lì in lista, mi raccomando che è questo pezzo unico. Poi, un'altra cosa rara che vi voglio far vedere è questa, il lotto 363. Qui anche vi trovate davanti a una meravigliosa opera d'arte firmata Cavalli. Lotto numero 363, addirittura con l'oro, tutto rifinito in oro. E Just Cavalli è in 100% lana, naturalmente Just Cavalli è il lotto numero 363, guardate che meraviglia. È il verde poi che va di moda quest'anno, con tutto il... Diciamo che sono dei fregi, vedete? Sono come dei fregi in legno e sono stampati sul foulard, come questo bel fregio che ho io dietro del 1700. Ecco, loro hanno fatto questa bellissima stampa, e è un Just Cavalli in pura lana. Meraviglioso anche questo, troppo chic, non perdetevelo. La richiesta è di 200 euro, tutta lana operata. Un Just Cavalli come questo è il regalo che vi potete fare perfetto per la giornata di Pasqua, per Pasqua, il lotto 363, oppure se no vi fate il Leonard, e la richiesta è di 200 euro. Anche questo veramente un ottimo affare, oltre che essere un capolavoro veramente. Poi vi faccio vedere anche questi orecchini che sono nuovi, li abbiamo appena fatti fare, c'era molta richiesta, però guardate anche questi, non è facile farveli. L'ha messo là. Ah, è andato lì, guarda. Si è mosso. Allora, bellissimi orecchini e come mi piacciono, come piace farli a me, sono originali sempre, non hanno orecchino banale, composti da coralli veri e argento. Bella l'idea appunto di farli così mossi e diventano sfiziosi, diventano quasi un ornamento che può sostituire anche una collana, perché se voi li indossate basta mettere una collana semplice e sono bellissimi. Costano soltanto questi Rubens, se vogliamo mettere fuori il lotto, visto che sono pezzi unici, è il lotto numero 394 e costano solo 110 euro. Abbiamo quarzi citrini,
Corallo vero e turchese quattro fiori artigianali sono fatti appunto sono fatti proprio come pezzo unico, non esiste un altro e sono tutti in argento. Bellissimi, come vedete, adornano molto, non sono per niente pesanti. Basta mettere una collana semplice, magari ad un solo filo di corallo oppure anche d'oro. Vediamo se ce l'ho qua. No, le porto la prossima volta. Io ho questa qua bellissima lunga oggi da farvi vedere come collana, che è un nuovo modello favoloso che si può portare anche a doppio filo, con dei dischi che è difficilissimo da trovare e dei bellissimi barilotti e anche appunto col corno e poi tanto argento. Quindi questa è bellissima, sia portata lunga perché è una bella chanel lunga, ma sia portata doppia. La richiesta è di 140 euro e è fuori lotto. Lidia, potresti trovarmela tu? La collana, perché questa è anche ripetibile, possiamo prendere l'ordine. È una collana che la trovi negli ultimi lotti, perché l'ho inserita proprio alla fine che dal laboratorio mi sono arrivati questi bellissimi gioielli. Sì, Costa è 140 euro. perché c'è quella e poi c'è quella grossa. Quella grossa è là. Perfetto, allora Quindi, 391. allora 391 la richiesta per questa meravigliosa collana. A 140 euro, fantastica, bellissima da portare da sola così, oppure appunto essendo bella lunga è anche portata doppia, tranquillamente la potete portare doppia. Guardate anche quanto valore di argento, quanta bella lavorazione che c'è in questa splendida collana a soli 140 euro. Grazie per tutti gli ordini. Gli orecchini costano 110 e poi ho fatto anche questi. Guardate che belli che sono, anche questi molto particolari. Questi sono il lotto numero e spero di non aver 393 e la richiesta di questi è 95 euro. 95 euro e anche questi sono tutti di corallo vero, montati tutti in argento, madreperle e lapislazzuli. Guardate che belli che sono, che ricchi, che particolari, come si distinguono. L'orecchino sapete che è sempre un ornamento importante, soprattutto adesso che arriva la primavera e l'estate, insomma, quindi li godrete tantissimo proprio per le stagioni, per la stagione di adesso. Sono leggeri anche questi. Andiamo a vedere l'altro intanto che io me lo misuro. È 110 il primo, quello che vedete inquadrato, e 95 tutti artigianali, tutti fatti a mano, splendidi anche loro, anche questi qua. Guardate che belli, che meraviglia. Pezzi unici, non c'è il secondo. Anche perché vedete sono tutti elementi che abbiamo utilizzato, pezzi unici, favoloso. Giocosi, veramente gioielli giocosi. Poi vi voglio far vedere sempre con questa vetrina molto interessante, particolare, preziosa in argento, anche questa collana che ha ripreso Ruben. Questa è una collana importantissima, è pesante, perché vedete la dimensione dei barilotti. Rarissimi da trovare, giganteschi, sono di corallo madrepora, corallo bianco madrepora e corallo rosso madrepora, aranciato. La richiesta tutta in argento per il lotto 392 è di soli 140 euro. Guardate che gancio che abbiamo anche messo per sostenere il peso. Naturalmente è una collana importante, bellissima, etnica. Pezzo unico che è questo, come questa che è pezzo unico, e poi naturalmente la replica che faremo sarà uguale, nel senso le pietre sono tutte diverse, però la forma un po' di queste grosse ne abbiamo e anche di queste bianche. Dovete però appunto essere veloci perché ne abbiamo due o tre per notarle subito. Due grossissimi quarzi citrini e tutto il montaggio che vedete è importante perché è tutto in argento, è stupenda. Io poi che adoro le collane grosse, è così difficile ormai trovare delle pietre che è veramente anche
diventato difficile proporvele. Ha una lunghezza questa collana con questi barilotti giganti, è pesante, ve lo dico subito, non prenotatela se vi danno fastidio le cose pesanti, è 60 centimetri e i barilotti, per dirvi come la grandezza, per rendervi conto, sono quasi di 3 centimetri di larghezza e 2 centimetri e mezzo di lunghezza, quello che c'è in mezzo. Prendilo pure, ok? Ah, perfetto, allora mi raccomando, questa si può ordinare, ricordatevi, è il lotto numero, anche domani, è il lotto numero 392 e la richiesta è di 140 euro. Allora, è già stata questa prenotata, però eventualmente tempo una quindicina di giorni e potrà arrivare anche alle altre clienti che le hanno ordinate. Anche questi non perdeteli perché sono magnifici, sempre da collezione. Guardate che simpatico che è questo bellissimo particolare, tutte cose strane oggi, questo particolare anello. Questo è un anello fatto con un cinturino tutto smaltato, vedete, e l'anello è della Toy Watch. Abbiamo messo la pila, quindi è funzionante, perfetto. La richiesta del lotto numero 376 è solo di 60 euro. La dimensione che però vi deve andare bene, perché non si può né stringere né allargare, è di 17 centimetri. Mi prendo un fazzolettino. Mi devo prendere un fazzoletto. Scusa. Ho dovuto soffiarmi il naso. Allora, questi sì, perché se ve li portano via dopo non li trovate più, non li ho più. E poi un'altra cosa rara, beh, è troppo carino, l'orologio gioiello. Poi un'altra cosa rara con tutti i brillantini, vedete, funzionante. E un'altra cosa rara è questo orologio, questo qui è automatico. No, scusa, non mi ricordo più un attimo, questo è il lotto 375, se è meccanico, oddio, un'amnesia, automatico, sì, costa 150 euro, è un orologio anche questo del 1940, guardate che carino, automatico, va col movimento del polso, ed è veramente sfizioso anche questo qua, alla schiava, diciamo, no? Come modello. Anche questi sono delle rarità, non se ne trovano in giro, come questi che indosso io, d'altra parte. Si rovescia. Ok, allora la collana, anche questa mi raccomando, non perdetela perché è meravigliosa. Guardate che carino che è il binocolo da teatro. Il binocoletto da teatro costa 70 euro, è un pezzo unico, tutto in argento. Poi vi ho portato anche degli argenti particolari oggi, dei vassoi, delle cose strane, anche questo è da collezione. Poi vi ho portato dei bellissimi anelli, che li avete visti qua sicuramente inquadrati. Questa Lidia la puoi mettere via, perché altrimenti ne vendiamo troppe e non le abbiamo. E un meraviglioso anello, tutto lavorato a mano, questo è un pezzo unico. Fa di misura 18, guardate che sfronzoli, come sfoggia questa lavorazione incredibile, questo anello, sempre tutto lavorato ai lati, è un pezzo unico, artigianale, artistico, ed è il lotto numero 396, misura 18 e costa 120 euro, una bella misura grande. No, è la misura 18 il 396. Perché poi c'è anche blu, e il blu è il lotto numero 397, bellissimo anche in blu, e il 397 è la misura 16, quindi il blu ce l'ho in misura 16 e il verde ce l'ho in misura 18. Sono dei zirconi, favolosi, pezzi straordinari. Guarda,
Guardate la lavorazione. Spettacolo puro, eh. In blu. Sono molto pesanti anche, massicci e pezzi unici. Hanno veramente una foggia estremamente ricercata, perché le mie sempre collezioniste di anelli grossi. Deve esserci lì il suo, sotto il foulard che ho tutti gli argentini, il suo contenitore. No, è un piccolo contenitore di velluto. Allora, no, è un piccolo contenitore di velluto. Che non so. Sì, esatto, come un portapenne. Costava 140 euro. Vabbè, mettilo via che dopo lo troviamo. Poi un altro gioiello da favola è questo, che è il lotto numero 398, è una bella misura fra il resto 20 e la richiesta di questo anello è di soli 110 euro. Guardate anche qua che colore. Abbiamo un cabochon in vetro, una pasta vitrea ad imitare il lapis, e anche questo proprio un anello che vi distinguerà, pieno proprio di fascino e di eleganza. Una bellissima lavorazione e oltretutto, vi dicevo, una bella misura, 20. E poi anche questo con la pietra verde, fantastico, tutto traforato. Argento massiccio, il lotto 399, è regolabile, però attualmente questo è già una bella misura, non mi ricordo più, 18. Ma è già un bel 18. Anche di questo la richiesta per questo meraviglioso anello è di solo 90 euro. E anche qua notevole è la lavorazione e il genere appunto che distinguerà voi. Allora ve li faccio vedere tutti indossati anche da lontano con la mia, ecco, tanto per capire la proporzione, sono favolosi. Uno, due, poi non so io se notate anche voi che gli anelli molto importanti sono molto richiesti, sono molto di moda, li vedete indossare anche doppi tante volte, come vi suggerisco io. Tantissimi anelli li ho visti proprio che vanno di moda portati anche doppi. Favolosi, pezzi unici anche questi, uno più bello dell'altro. Te li metto qua, Lidia, che casomai se le clienti chiedono. Ripeto, un oggetto straordinario giapponese, tutto in argento e oro, da collezione, l'ho fatto vedere all'inizio della puntata, è il primi 900, argento e oro con tutti i punzoni, è l'otto 374 e la richiesta è di soli 200 euro per un oggetto veramente straordinario come questo. Poi vi ho portato ancora qualcosa di speciale con questa puntata di oggi, che è questo. Allora, questo è un Valentino, lotto numero 345, con anche la sua confezione, abbiamo anche la sua confezione, aspetta che vedo se riesco a farla star ferma qua, anche questo è in pura seta, meraviglioso, e eccolo qua, a soli, ancora con la sua etichetta, e la sua firma, e ha un disegno veramente elegante, particolare, a soli 80 euro la richiesta. Guardate, è un fuoco d'artificio, è proprio un disegno di un fuoco d'artificio, fantastico, i fuochi d'artificio, farete faville, sarà un fuoco d'artificio da indossare con questi colori meravigliosi, firmato Valentino, una firma veramente italianissima. Anche questo lo mettiamo qua. Poi ho un'altra bella proposta, l'ultimo Leonard, e poi li abbiamo finiti, naturalmente non ne abbiamo chissà quanti. Ce n'era uno, eccolo qua, questo è straordinario. Questo Leonard, che è il lotto numero 265, sempre 70% cashmere e 30% seta. Guardate che colore. E sapete perché sono rari? Perché sono stole. Solitamente si trovano i foulard, mentre le stole sono proprio rare, rarissime. Non, il foulard magari è più facile trovarlo, ma le stole no.
Le stole sono 1,80 m, dovrebbero essere 1,80 m per 70 centimetri. Eccolo lì il suo contenitore, vedi che ha sbucato fuori. Costava 140 euro il contenitore della... Sono orchidee, guardate la bellezza di questa stola, orchidee, poi abbiamo i fiori... bellissimi appunto del, come si chiamano questi, adesso li abbiamo anche noi in montagna, non mi vengono in mente, le ortensie, ecco, brava, tutto firmato qua sul tessuto, vedete, sono nuovi, mai indossati. La stola sempre a 200 euro, lotto numero 365, è bellissima. È come comprarsi un vestito prezioso, solo che la stola la usate con tante cose, non è che una volta che avete messo il vestito magari dite ma non lo metto più, e invece la stola ogni volta che la indossate su qualcosa di diverso è un accessorio utile proprio, oltre che caldo, perché il cashmere e la seta si prestano proprio ad essere indossati anche d'estate, quando appunto abbiamo, soprattutto anche in primavera, possiamo usarle al posto di una giacca. Lo possiamo usare al posto di una mantella, di uno spolverino, quindi anche lì bella, una bella proposta. Ah, mi avevano chiesto, che adesso ve li ho portati, degli anellini belli in argento. Io questi li ho tutti fuori lotto, li avevo già preparati, signora, pensate, li ho messo i numeri, però, quindi li prenotate con i numeri, come faccio su Facebook il lunedì senza lista. Li prenotate su Facebook, di solito lunedì faccio una puntata senza la lista, senza scritto nulla. Però questo lunedì non c'è perché è lunedì di Pasquetta, quindi oggi c'è la puntata di oggi e la puntata di domani, quella di lunedì su Facebook appunto non la posso fare. Ecco, a scelta 50 euro l'uno, sono tutti anelli bellissimi in argento e con delle belle pietre e sono tutti in super offerta. Brava Lidia, fotografali, che così. Allora, magari li faccio vedere meglio. Allora, sono tutti regolabili, eh? Quindi adesso io sto indossando l'uno. Io sto indossando l'uno, regolabile. Il 2 è una pietra tutta naturale. Ferma Lidia, cosa fai? Ma no, fotografali qua, to. Li metto qua. Questa è una fascia tutta di pietre preziose, abbiamo dentro labradoriti, pietre di luna, quarzi, la numero 2, poi numero 3, bellissimo, sempre regolabile, guardate che abbinamento, che eleganza che ha questa bella pietra sul violetto e poi con i cubi zirconia blu, questa è la numero 3. Numero 4, allora sono tutti, per farvi vedere qualche esempio, tutti anelli, per esempio questo costava 85 euro questa fascia, che l'avevo scontata a 55 e anche questo che sto indossando con il cuore vi viene 50 euro, bellissimo con questo abbinamento poi dei due cuori in color topazio, favoloso il numero 7. Guardate che è anche grande questo come cubi zirconia. Potete fare gli ordini, vi ringrazio di essere sempre in tante anche da YouTube direttamente oppure da WhatsApp. È lo stesso numero di telefono, se trovate occupato invece è il numero di WhatsApp, vi rispondono subito. 0461 1780 606 per WhatsApp. Altrimenti la diretta sempre, il numero in giallo che vedete sotto è per telefonare direttamente in diretta. Bellissima la fascia color malva, belli massicci tutti in argento, anche questo appunto costava 85, ve l'ho messo a 50 euro, costano come gli anelli di bigiotteria, e questo qua con il rosa, è stupendo secondo me, abbiamo sempre misure che partono almeno dal 16 e anche qua abbiamo una bellissima colorazione, questo qui è il numero 5. Purtroppo ne abbiamo uno solo per ogni modello. Allora il 2 se n'è andato, la fascia.
Riprendili bene, Ruben, da vicino, che così le clienti le possono vedere bene. Poi gli ho preparato anche in offerta gli ultimi due ciondoli, che sono bellissimi. Li ho messi vicini, anche questi ve li ho messi a 50 euro cada uno. Questi qua completi di catena, non di bigiotteria, no no, hanno il numero, sono in argento. Allora partiamo con questo che è sull'espositore, che sarebbe poi la parure, no non c'è l'anello. 50 euro il lotto 333, Ruben. Argento, perché guardate che ce ne sono in giro di tutti i colori, che sembra che regalino la roba, ma non è argento, state attente. Io li sto svendendo a 50 euro, e guardate il verde, questo sarebbe la parure dell'anello, vero? Ha gli stessi colori. 50 euro anche questo, questo è il lotto numero 334. Sì, per il resto li avevo preparati e poi oggi una signora mi ha mandato un messaggio che sua figlia voleva scegliere un anello. Poi vi faccio vedere anche questi qua che sono carinissimi, anche questo, che anche di questo c'era il suo anello. In argento rosato questo è il suo anello. 50 euro, questo è il 377, Ruben. Il numero 3 ce l'ho in mano, sì Lidia, il numero 3 c'è, è quello che ho in mano. Lidia, il 3 è quello che ho in mano, perché ce l'avevo in mano io. Non c'era, ecco. C'era. Ti ho fatto vedere che c'è la sua parure, no, per quello. E il 337, Ruben, ho sbagliato a scrivere. Inquadra pure questi. Le signore non si preoccupino a casa di non sapere i numeri, perché ve li possiamo dire noi. Basta che ci dite il colore, eventualmente. Anche questi che costavano 85 euro, non mi ricordo, guardate sinceramente. Ve li metto a 50 euro, sono in argento. Allora, questo con la montatura rettangolare, con il zircone blu, ecco, costavano 78, quasi 80 euro. Guardate che bella chiusura. Sono, questi Ruben sono senza lotto. 50 euro il rettangolare e 50 euro color tanzanite ovale. Questi sono fuori lotto. Perché ne ho una serie da far vedere, che non dico i lotti, e come facciamo su Facebook, tutti a 50, sì. Allora, tolgo gli anelli e vi faccio vedere questi ultimi orecchini che vi voglio, appunto, che avevo preparato, dare a 50 euro al paio. Li metto lì così e basta che voi li scegliete in base ai colori che vi piacciono. Li metto qua davanti, guarda. Li avvicino o li vedi bene così? Qua c'era la parure anche con il ciondolo. Gli orecchini dovrebbero costare di più, a 50 euro. Tutto argento, naturalmente facciamo la garanzia. Ecco. Allora, bellissimi questi color champagne. Bellissimi questi color champagne e verdi, stupendi questi come l'anello in un binarietto tutto di cubi zirconia e il cristallo taglio rettangolare, stupendi questi con tutto questo binario in bianco, luminosissimi, bellissimi anche il modello Cartier, sempre con la pietra, e anche questi a 50 euro, e in più questi due. Così io sistemo un attimo la vetrina. Cosa ti chiedono? Allora, guardi, adesso vediamo se vorrei vedere su Instagram se sono... Ok. Questa? Tutte e tre, volevo sapere, perché non le avevo viste. Ah, ok.
Vabbè, gliele faccio vedere io, certo. Un attimo che facciamo prima vedere questa collezione di gioielli. Questo è quello di Jazz Cavalli, favolosa, tutta in lana, col punzone, per la signora Luciana? Sì, questo o questo? E questo è Leonard, giallo, difficile scegliere, sono tutti e due bellissimi. Cosa? Che scatola? Perché secondo voi c'è qualcuno che è capace di fare una scatola così adesso? Originale, certo che originale, è tutta in argento. E poi ci sono anche tutti i punzoni. L'anello 5 allora non c'è più. Allora è rimasto l'1, il 6 e il 4, li metto qua. E i ciondolini? Eccolo qua, Leonard. Fantastico. Fantastic. Ok. Allora, questi sono dei gioielli Rubens, vuoi farli vedere particolarissimi? Sì, l'ultimo girettino. Allora, li appoggiamo qua. Tanto, fotografateveli anche voi a casa, poi potete chiamare dopo. Intanto li appoggio qua a Rubens. Allora, qua ci sono due cose straordinarie. Sono le nostre catene in argento, pezzi unici da collezione. Allora, questa è tutta una catena grossissima, importante, che abbiamo appeso una collezione di sonaglini del 1800, autentici. Ce ne sono 1, 2, 3, anche questo è antico, sono stati solo lucidati, 4 col pagliaccetto e 5. Uno diverso dall'altro. La richiesta per questa meraviglia è di 700 euro per avere un pezzo unico e straordinario. No, fuori lotto. Una collana charms come questa è unica al mondo, perché bisogna trovare i pezzi antichi, sono tutti antichi, ma anche se uno volesse imitarla e farla nuova, prima non avrebbe lo stesso valore sicuramente, perché la stessa valenza, perché il bello di questo gioiello è che è unico al mondo. Ma comunque dei sonaglini così, se dovessero essere acquistati anche nuovi, avrebbero una cifra molto molto importante. Un'altra collana da collezione è questa, e è tutta in argento con le campanelle invece d'argento, con i batocchi funzionanti. Avete mai visto un gioiello così? È un capolavoro. Tutta montata in argento a 350 euro. Questa è il lotto 372. Vediamola anche da lontano. Piacciono, vero? È troppo bella. Gioielli veramente da collezioniste, da collezionare. Vi diciamo la verità che insomma ci divertiamo a fare questo lavoro, perché è creatività pura, con pezzi unici al mondo, diventano proponibili in qualsiasi parte del mondo. Se io li pubblico, li vendo in America o piuttosto che in Giappone o in Cina, dove voglio, perché sono pezzi unici al mondo. Anche questa, che è una collana tutta in argento, abbiamo messo tutte delle medaglie autentiche del 1700, del 1800, e sono tutte a tema votivo, vedete? Sono tutte a
tema proprio di religiose, meraviglia. Tutta la catena in argento e ambra è il lotto numero 371 e la richiesta è di 250 euro, naturalmente, con tutta la garanzia. Le medaglie sono girate sia da una parte che dall'altra, sono naturalmente incise. E sono veramente una rarità. Cos'è che vuoi, Lidia? Via la scatola giapponese, pian pianino arrivano anche le clienti, adesso è passata un'oretta, eventualmente per le mie clienti più affezionate che lavorano, spero che riescano a vedere la puntata, dopo va, rimane su YouTube, quindi la potete vedere anche registrata e spero che ci sia qualcosa anche per voi di disponibile. Poi ho fatto vedere questa rosa straordinaria in avorio con tutta la sua catena in argento, la nappa è del 1700, è anche questa tutta in argento e a 3,50. La rosa è antica dei primi del Novecento, in avorio, anche questa è una rarità. Ho fatto vedere tre cose molto molto belle. Da tenere anche da collezione in una vetrina, oltre che quando le indossate hanno un bellissimo significato. Poi naturalmente noi ve li presentiamo lucidati perché neri non vi piacerebbero, perché l'argento appunto è antico. E poi questo è il capolavoro number one di oggi che ho fatto vedere all'inizio della puntata. È una piastra giapponese, tutta in avorio, incisa sia davanti che dietro. È veramente qualcosa di, anche questo sarebbe un pezzo d'asta. I quattro turchesi naturali sono turchesi veri, cabochon, che hanno un valore all'ingrosso almeno di 300 euro solo questi, perché quattro turchesi dell'Iran valgono all'ingrosso minimo 300 euro. La lastra è tutta in avorio incisa sia da una parte che dall'altra, ma poi comunque vi dovete innamorare della bellezza, dell'originalità, della proprio dell'esclusività. E le due paperelle sono in avorio nero, in corallo nero. Questo è tutto losanga in avorio, turchese sempre dell'Iran, argento. La richiesta per questo pezzo unico della metà seconda metà dell'Ottocento è di 300 euro, valgono i turchesi ma noi ve li regaliamo. La scultura in avorio, l'argento, lotto 367, l'originalità, quella non ha prezzo, comunque in totale la pagate 500. Da emozione, veramente. Artistica. Sono dei musicisti. E poi dietro c'è il paesaggio. Fantastica, pezzo veramente emozionante. Poi. Vi ho preparato qualche bella collana in offerta, in argento, con le pietre. Sono una più bella dell'altra. Allegre, simpatiche, tutte in argento. Sempre fatte artigianalmente, sempre naturalmente di produzione nostra. Allora, facciamo questo, una lastra. Che la, si vede qua Ruben? Allora la lascio sul collo. Allora, intanto se vuoi riprendere la vetrina, che magari le clienti fai un giretto sulla vetrina, anche sulle cose rimaste. Confermata, complimenti.
all'artista, sicuramente è un artista anche la signora che ha ordinato un pezzo così. Complimenti, grazie. Mi fa piacere avere delle clienti comunque originali, perché è un po' quello che piace fare a me, di far vedere cose un po' uniche e originali, quindi grazie mille per la soddisfazione che ci date. Allora, qua abbiamo argento, una bellissima, anche le clienti che hanno preso i bracciali in avorio, e a tutte voi che avete ordinato. Siete in tante anche oggi, nonostante magari sia un ponte, perché magari tante di voi sono partite per andare a casa, non lo so, a trovare i parenti. Comunque vi dicevo, vi auguro sempre una buona Pasqua. Naturalmente qui da noi è inverno, sembra Natale, ma al sud invece dicono che mi piacerebbe venire al sud, ecco, anche a me a Pasqua, perché dicono che avrete 30 gradi, il sole. Quindi sfoggerete la nuova primavera voi al sud, anche con le belle cose che vi siete prese, le camicette che ormai sono esaurite, tutte le camicette belle che vi ho portato. Ho qualcosina da farvi vedere, ma proprio ultimissime taglie, e poi vi faccio vedere anche la Zoe, che è bella, gli ultimi pezzi, perché poi anche la Zoe è finita. Questi sono bellissimi, eh. Comunque tanto ti fanno gli auguri di Grazie mille, Ruben. Ruben mi dice che su YouTube vede tanti auguri di buona Pasqua e contraccambio a tutte voi, veramente. Buona anche oggi, Venerdì Santo. Allora, questa che è tutta in argento, con questi bei colori, che sono i colori da indossare. Per esempio, io vi avevo fatto vedere le camicette arancio, le camicette sul verde, ecco, e bianco, e comunque anche sull'azzurro. Guardate che carina che è. Questo è tutto argento. Allora, la collana numero, Ruben, dovrebbe essere 326, da 120 euro va in offerta a 60, però c'è da dire che è un pezzo tutto in argento, quindi ci potrebbe stare 60 euro se fosse di bigiotteria, ma non in argento, è un vero affare. Tutta lavorata con argento, tutto quello che vedete è argento. Poi, stupenda anche questa qua, multicolor, da 120, allora è il lotto numero 320, questa è bella pesante, massiccia, con questi bei colori del ciclamino, dell'azzurro. Mi puoi presentare l'anello verde? Bello, sì, questo qua è meraviglioso. Questo è misura 16, se non erro. No, misura 18. Poi c'è il blu, dello stesso genere. Oppure, se no, ci sono questi altri due. Sono tutti quattro anelli artigianali importanti, molto belli. 80 euro la richiesta per questa, che è allora il lotto numero 320. Bella massiccia, abbiamo anche molte catene grosse qua, che la compongono in argento, 80 euro, carinissima anche questa per le vostre miss primaverili, col ciclamino, con l'azzurro. Guardate che allegria, che bel punto colorato che ha sul collo. Poi questa particolare, perché è ametista, tutta ametista vera, completa tutta della sua catena, anche qua molto importante. Guardate anche qua che bella che è. Anche le gocce sono gocce, ok, anche queste sono gocce da gioielleria, guardate la perfezione, che poi comunque non può esistere la perfezione nell'ametista, vorrebbe dire che non è vera. Allora, qui abbiamo il lotto 321, che da 130, anche questa ve la metto a 80. Bellissimo, questo colore poi. Di Malva. Stupenda, almeno l'ametista è una pietra che ha sempre fascino. E poi anche questa molto particolare, con le doppie catene, con tutti i zirconi e poi barilotti di pasta di turchese, è il lotto numero 324 e anche questa da 110 la metto a 80 euro, è regalata. Matista.
Poi cominciate a sfoggiare anche il bianco, che è molto bello, molto scenografico. Anche questa è importante, tutta in argento dorato e agata bianca, è il lotto numero 322. Anche questa vi viene con tutte le pietre, vedete, diverse di forma e tutte sfaccettate. Da 96 facciamo l'ultimo prezzo 68 euro. Niente se pensate, perché ormai veramente con 68 euro non potete trovare una bellissima collana in argento con queste belle pietre, con questa bella manifattura, soprattutto elegante, che non è una collana con le pietre buttata lì e basta, ha un design, una forma e ha una bellissima eleganza. Proprio sono, adesso è il periodo giusto per sfoggiarle le collane, perché cominciamo a spogliarci, a togliersi i cappotti, a togliersi appunto gli indumenti che ci nascondono durante l'inverno, e cominciamo a poter sfoggiare di più i bracciali, che si vedono di più, e gli orecchini, le collane. Poi secondo me è fantastica con questo color ciclamino, è questa Chanel. Questa Chanel è lunghissima, con tutte le perle, uno splendido colore di agata su argento dorato, anche questa qua preziosa, da 160 euro, che è lotto numero 323, guardate che bella che è. Vi faccio l'ultimissima occasione per potervela prendere, è meravigliosa, secondo me di un'eleganza unica, e faccio 100 euro, 100 euro, calcolate che è una collana che si può indossare anche doppia, e quindi avete, capito anche voi, un prezzo ottimo, perché 100 euro è come pagarla anche questa 50 euro, proprio sono regalate, ma non posso più farlo, proprio perché sono le ultime. Poi la collezione nuova ritorna ai suoi prezzi. Favolosa anche questa, preziosa, perché a me piacciono molto queste sfere, questi elementi in argento così fatti a cupola, e anche molto belle le cupiglie, anche qua agata bianca, questa un po' più preziosa perché appunto ha quegli elementi in argento, è il lotto numero 325, da 130 euro ve la posso portare a 90. Meravigliosa, anche da portare insieme, guardate che bello indossare, sì, magari anche il turchese col corallo, questa è etnica, no, guarda, questa con le medaglie, quella con i sonagli, sai che ci dispiace venderle certe cose, però, perché noi le facciamo vedere per fare, non so, anche una bella figura, per farvi vedere le cose particolari che abbiamo. Poi se non le vendiamo non siamo contenti, e allora però ogni tanto ci rimaniamo male a venderle. Comunque grazie, veramente, sono pezzi d'arte questi, poi nostri. Avete l'onore di acquistare un gioiello firmato e potete già immaginare e sapere da chi. Non faccio nomi, faccio solo i cognomi. Dall'artista. Adesso vi ho portato per le clienti appassionate delle belle cose vintage, anche perché è un pezzo che non ve le faccio vedere. Ho a disposizione, ma io anche quella lastra di avorio lì, se avessi potuto tenermela per me, veramente, ma non me l'hanno lasciata. Allora, queste le lascio qua a Ruben, così sono disponibili ancora queste qua, sono bellissime. Preziose, tutte in argento. Barilotto, difficile da trovare. Ah, poi sempre rara questa etnica. Questa l'appoggio qua, è bellissima. Questa etnica, guarda che pietre. Allora, qui abbiamo una murrina chevron antica, turchese dell'Iran, avorio, argento e tutte pietre vere, tutta montata in argento, antiche, però. Guardi, martedì
La richiesta per la 373 è di soli 90 euro. Un capolavoro. Sempre facili da indossare, queste qua, poi possiamo anche allungarvele. Sono dei punti luce, anche queste colorate, a chi piace l'etano chic, favolosa. Va bene. Bellissima. La mettiamo qua, ogni tanto fai vedere questa con le medaglie antiche che è favolosa. Allora, spilla bellissima firmata L'Officiel. È sia una spilla che un pendentif. Lotto numero 350 a 80 euro la richiesta. Fantastico. Bella da portare come spilla e bella da portare come collana. Va bene, ok. Pezzo unico. Perfetto, allora guardi, arriveranno. Fa parte del repertorio dei pezzi unici dell'Officiel Vintage, che però non sono mai stati usati. Orecchini regolabili, bellissimi a clip, firmati con questa bella mezzaperla Monet. Anche questi sono da collezione. 50 euro la richiesta. Lotto 360. Chi? Ah, ai miei, perché non li ho nominati, ma vi fanno gli auguri. Ma avete già capito di chi stavo parlando per i gioielli rari. Eccola, confermata. Poi vi faccio vedere per Pasqua la gallinella, questa qua è una cosa troppo simpatica, funzionante, e fa l'ovetto, è un automa, e sapete che mio papà ha la collezione degli automi, noi ne abbiamo sempre portati sempre di diversi, bello. E dopo facciamo gli auguri con la gallinella, con la sua scatola, che ruba la ripresa. E allora vi faccio vedere che belli che sono, regolabili, non sono con la clip col perno, scusate, con la clip con lo scatto, loro sono adattabili, sono stupendi, guardate che sciccheria. Lotto 360 a soli 50 euro, firmati Coro. Elegantissimo. Grazie. Favoloso gioiello anni 40, guardate che meraviglia. D'altra parte, quando sono così belli, veramente sono proprio americano. Esatto. Ce ne sono due. Hai fatto questa? Perché c'è anche questa che costa di più. Quella abbiamo fatto. Tutte e due le ho fatte. Quella con la pallina in argento o l'altra? Allora, 110 euro questo bellissimo Lisner. Quella lì allora? No, questa. Ah, questa. Bellissimo. Allora Lisner è fuori lotto, non ha il numero. Allora il prezzo è di 110 euro. Guardate che foggia che ha, è bellissimo. Sono tutte delle campanelle. Perché questa è fuori lotto, Lidia, allora, Lisner, qua c'è la firma, americano. Sì, perfetto, ce la scrivo subito, è quello da 68 euro, vero? Cosa? Ecco, 122. Stupenda. Vi do anche la misura, ma anche se non ci sono problemi, perché si può anche allungare, E comunque misura 42 centimetri. Poi ho un bracciale stupendo, anche questo degli anni tra il 30 e il 40, firmato.
No, no, dovrebbe essere numerato, dovrebbe essere il lotto numero 359. Firmato anche questo, Tara. Guardate che design. È una firma pubblicata, eh? Da 110 ve lo porto a 90 euro. 359, anche un pezzo raro. Guardate questa. Le ho finite, non ne ho più, anche la catena. Da 110, questa meravigliosa collana a forma di foglie. Lotto numero 349, guarda anche che bella questa catena. La richiesta da 110 faccio 90 euro. Guarda anche la sua catena, che bella Ruben, che particolare che è, d'epoca. Lisner, sempre d'epoca, eh? E di alta, bella manifattura, firme, a prezzi buoni. Bracciale bellissimo, firmato Monet, anni 50. Sempre bijou d'epoca americani. Belle leghe che non diventano mai brutte. Lotto numero 357, Ruben, lo mettiamo da 85 a 60 euro. Monet. Qui c'è la firma. Bracciale bellissimo, estensibile, anni 50. Lotto numero 352, ve lo sconto anche questo, è bellissimo perché è grosso. Ve lo sconto da 85 a 60 euro. A meno che non sia quella là rossa, hai messo 100 euro. Sì. Ok, ho trovato. Grazie, confermata, grazie. Allora anche la Chanel a Los Angeles, concatenata, bellissima. Anche questo è un bellissimo bracciale, è un coro. D'epoca, americano. Allora firmato. Coro. Allora, questo qui è il lotto 354, Ruben, e lo metto a 80 euro. Guarda che belli anche insieme che sarebbero. Che design. Questo con le foglie è il tar. L'estensibile è questo. Qua c'è la firma, vedi? Tara. Sono tutti orafi europei che poi sono diventati famosi in America nel secolo scorso. Questa anche è deliziosa. Questa è firmata, anche questa qua. Star, che è anche una firma molto famosa e ricercata, la metto qua. Sono tutti fiorellini, lotto numero 355, la richiesta è di soli 60 euro. Tutti fiorellini con i cristallini dentro bianchi, guardate che carina, tutto un ramage floreale, sempre in bianco, sempre con queste leghe che pensate quanti anni hanno, guardate che luce. Come rimangono belle, collezionate, da collezione, tutte queste cose qua che vedete qua sono tutte firmate, eccezionali da collezione. Poi c'è questa, con tutte le foglie, meravigliosa, che è una coro.
Vi ho portato tutte le collane che avevo, belle, importanti, rare da trovare, a un prezzo da commerciante. Guardate che bella questa, tutta fatta a foglioline. Questa qui è 85 euro, è coro, lotto 353. Vediamola anche questa indossata. Magnifica anche questa, da collezione. Come si appoggiano bene, come sono belle. Direi di far vedere... Ah, queste qua dietro, scusatemi, questa, l'ultimo paio di orecchini con l'ultima collana di oggi, di pietre. No, ne avranno anche altre. Anche questa la trovo splendida. Nella sua semplicità, cos'ha di particolare? Questo taglio di agata verde e il colore rettangolare di queste dimensioni, difficili da trovare. Montata su perle, è lunga, perciò volendo la collana si raddoppia. Anche questa è una bellissima collana che ho fatto in abbinamento agli orecchini. Li ho messi vicini, che ho visto che Ruben ha fatto la vetrina. Gli orecchini sono sempre in argento, lapislazzuli e agate. Sono fuori lotto, purtroppo, ho dimenticato il numero. Cioè, ho dimenticato di metterli in lista, ho fatto un'aggiunta veloce alla fine. E costano 78 euro gli orecchini. E la collana, che è sempre tutta in argento rosata, ma non è che necessariamente vanno portate insieme, ho fatto io la vetrina col verde, a soli 130 euro, è la 395, dovrebbe essere, giusto? Meravigliosa questa collana, ve la faccio vedere indossata, che bella che è, che bei colori che ha. Che raffinata che è, lunga, una Chanel con questo bellissimo punto di verde che naturalmente lo vedrete meglio quando andrete a indossarlo, magari sopra una fantasia che avete voi che vi richiama magari il colore verde. Allora faccio un po' di pulizia, Rubens vuoi far vedere anche quelle belle cose che sono ultimi pezzi rimasti e poi faccio vedere... Ancora qualche bel foulard, la collana allora la lascio qua in vetrina, stupenda. E poi ho portato qualche parure di Canzian, ancora, vediamo che ore sono. Abbiamo solo una mezz'oretta, spero di riuscire. Allora, vi ho portato la parure azzurra, che tanto aspettavate, completa di orecchini. Aspetta, che qua abbiamo distrutto un po' tutta la vetrina. Questi sono gli ultimi due anelli rimasti e l'ultima collana in offerta, bellissima, in pasta di turchese. Allora, guarda che sono belli gli orecchini, tutti in argento, è bellissimo, fa parte appunto, li mettiamo qua in questo balangolino e questa è la sua collana, anche questa bellissima. Allora, orecchini favolosi, questi io li ho voluti fare a clip e, è il gemello della variante verde, questo praticamente è la sorella, gli orecchini fratelli, no, sorella, di questa variante, così li vedete. La collezione è composta da tre pezzi, questa è la variante dell'orecchino con il lilla e il verde, sempre con le clip. È composta dall'anello e dalla splendida collana completa di... Hai presentato una collana etica da 90 euro? Sì, questa va in conferma. Grazie. Allora, è un incanto. Allora, ciondolo numero completo di collana 303, Canzian, 160 euro la richiesta. Tutti i gioielli di Canzian sono rigorosamente firmati, fatti a mano
e appunto handmade e con la firma, quindi sono unici, sono tutti fatti a mano. Il laboratorio, quindi Italia, abbiamo un laboratorio che produce ancora, rarissimi ormai, i laboratori sia di abbigliamento che di gioielli che producono in Italia. Allora, meravigliosa questa fantastica collana a 160 euro. Sì, volentieri, sono stupendi. Tutti argento, lapislazzuli, vero? A me piacciono questi che facciamo ogni tanto, quando abbiamo l'estro, pezzi unici. L'anello è il lotto numero 304, favoloso, e costa 130. Bellissimo. Gli orecchini a clip 98. E sono Ruben, te lo dico così lo scriviamo, il lotto 305, 98. Sull'azzurro poi ho portato anche questi che secondo me adesso, se li avete persi, avete la possibilità di riordinarli. Sono straordinari questi orecchini a binario, con una luce incredibile. Sono il lotto numero 306 e la richiesta è di soli 98 euro. Voglio indossarne uno perché è bellissimo, e dall'altra mi metterò una clip, così vi vedete anche che belli che sono come indosso. Eccolo qua. Allora, adesso sto indossando il lotto numero 306. Avevamo anche la collana, ma è terminata. Mentre questi sono gli orecchini. Un medaglione? Quella con la perla? Sì, te la do. La faccio vedere un secondo. Che si può, perché c'era la linea occupata, indossare, è dell'Officiel, si può indossare sia come collana che come spilla. È il lotto numero 350 a 80. Okay. Bellissimo. Perfetto, viene 80 euro. Dell'Officiel in vetro, eh? Orecchini solo con la perla bianca. Allora, facciamo vedere questi che sto indossando io. Sì, ho capito quali sono. Quelli vintage firmati. Ti do il vassoietto, questi qua che sono... Monet da 50 euro. Guardate che belli che sono questi orecchini. Che sfumature eleganti. E anche questa è bellissima. Allora, questa la richiesta è di 98. Preziosissimo. L'anello, ripeto, 130. A chi piace l'azzurro. Altrimenti ho anche l'anello di questi. Dimmi a me, Mara. Collezione nuova di quest'anno. Belli, gli anelli sono tutti anche loro firmati. Sono regolabili, handmade, fatti a mano. Allora, di questo ho tutti e tre i pezzi, mentre di questo ho l'anello con gli orecchini. Ecco qua, favolosi, eh? Ecco, anche questi qua ci tenevo a farveli vedere. Poi ho portato un pezzo importantissimo di Giordano oggi, che è questo.
tutte ambre, perle giganteschi, amazzoniti e calcedonio azzurro. Pazzesco. Questo è il suo prezzo, eh? Il suo prezzo, se lo comprava il gioielliere invece che me, invece che io, e lo doveva vendere a 1.350 euro, e ha detto no, questa è mia, me la devo prendere perché devo far vedere una collana come questa alle mie clienti. È un investimento, eh? È un investimento. Sono tre, eh? Considerate che adesso vi faccio un prezzo che, guardate le dimensioni delle perle coltivate, sono 1,08 cm di larghezza, quasi 2 cm, per 2 cm e 2 di altezza. Le ambre straordinarie sono di 2 cm di larghezza per 2 cm e mezzo di altezza. Tanzanite. Tanzanite calcedonio azzurro di ottima, da proprio top gen, di 12 mm. Una collana così a tre fili ve la posso lasciare da 1.350 a 900. 320, non so se ce l'abbiamo. No, non è. No, ma ce l'abbiamo, ma non è 320. Io non ce l'ho. Lidia, se mi trovi il lotto di questa, che lo mettiamo fuori giusto. È come 900 euro. Che lotto potrebbe avere? Ma forse non l'ho neanche messa. Entriamo, per favore, in questa meraviglia della natura. 319. È pazzesca, Jadan. È meravigliosa. L'orologino sì, costa 100 e lato 375 automatico costa 150. Anni 40. Poi di Jadan vi ho portato anche questa che adesso con i colori della primavera è meravigliosa. La sciarpa tutta in pietra di luna, mamma mia. Pietra di luna e labradoriti. Capolavoro. La collana è il numero Ruben 317. Vi faccio un prezzo per una bellezza del genere, che siete pazze se non ve la ordinate, 250 euro. Guarda la delicatezza di questo colore. Guarda la frangia. Adesso che vanno tutti questi sui beige, sui colori naturali, sui colori pastello. Non so, io me la vedo per esempio sul rosa. Guarda. Su queste tinte delicate, oppure la vediamo sul panna, su una camicetta panna che sicuramente non vi mancherà. Allora, lui che aveva già fatto un buon prezzo per le gioiellerie, io vi ho fatto 100 euro di meno. Pietra di luna e tutte labradoriti. Ok, faccio vedere ancora qualcosa di abbigliamento, cioè che non ho neanche cominciato. E le ultime, e poi scusatemi, c'è anche un anello che io volevo farvelo vedere intonato, che è in questo bellissimo colore, però questa è Giada.
è Giada Rosa, che da 99, che è il suo prezzo della collezione Must, ve lo metto a 90. Bellissimo, da fare volendo la parurra. Poi, per quanto riguarda le borse, guardate questa qua, che bella che è, in cocco selvaggio. Una postina in cocco selvaggio. È stupenda, guardate com'è conservata, sempre perfetta. Guardate che belli questi dettagli. La tracolla è regolabile. Guardate che particolare anche la chiusura. Tante tasche, tante cerniere. Cocco selvaggio, lotto numero 362 a 350 euro. Poi se qualcuno non avesse visto questa chicca, in cocco albino. L'ho fatta vedere all'inizio della puntata, anni 40, tenuta perfetta, in coccodrillo albino, una rarità. Questa è molto rara, degli anni 40, è lotto 361, non è mai stata usata, è nuova. Dentro ci sarà un foulard stupendo in seta, addirittura il suo portafoglietto in cocco albino, sempre. Da una parte, questa è una roba da museo, da una parte ha la tracolla in cocco dello stesso stampo, vedete, della stessa trama dei lati, mentre dall'altra ce l'ha proprio tutta albino, quindi un dettaglio non da poco. Tasca davanti, tasca così, che infiliamo dentro tutto quello che ci serve, si apre a soffietto con il suo taccuino e il suo foulard in seta, bellissimo, in regalo. Per questo capolavoro la richiesta è di 600 euro, ma guardate che non ha prezzo, non ha un prezzo, perché non ne trovate una di uguali, quindi è un pezzo raro. Una rarità questa, una piccola rarità per chi ama le borse d'epoca vintage. Allora, faccio vedere al volo gli ultimi orecchini che sono rimasti, Ruben, che eccoli qua, a 50 euro al paio, sono tutti in argento, guardate che preziosi che sono. Questi sono tutti in cubi zirconia e argento rodiato, quindi rimangono sempre così belli. 50 euro, sono tutti fuori lotto, eh? E anche questi sono molto belli, tutti a binario, anche questi a 50 euro. O ce l'hanno il numero? Questo è il 330. Ma mettiamoli tutti fuori, mai mai. Ah, ce l'hanno il numero? Li lasciamo senza? Tanto ormai... Guarda questi che belli, tipo Cartier, con dentro questa bella pietra anche color champagne. Poi un bel rosa, un bellissimo color champagne, e questi qua che sono in argento, che da 78 euro li abbiamo messi anche questi a 50. Anche questi molto simpatici. Prima che mi dimentichi, ho qualche altro bel foulard vintage, sempre firmato. Guardate che bello questo a tema botanica. È il lotto numero Ruben... Lotto numero 340, firmato Gentilucci. €80 la richiesta. È bellissimo. Questo? Che hai lo stock tu, perché ne avrò ancora un paio di quelli. Allora, questo è il foulard a tema botanico.
li lasciamo qua. Intanto io mi preparo per farvi vedere le ultime camicette, ultime proposte di oggi che vi posso fare per quanto riguarda l'abbigliamento. Allora, cominciamo con questo qui, che è il lotto numero 534, una bellissima maglia camicia, perché è in viscosa la parte dietro e in maglina di viscosa al 60% e davanti ha un... e davanti il pannello è misto seta, 60% seta e 40 poli. È della Midi, manica lunga, elasticizzata. È una taglia large che misura 102 di seno, 102 di fianchi. È bella, è floreale, ma elegante, con gli spacchetti al lato. Lunga 72 e la richiesta è di 60 euro. Questa è molto elegante, eh? Bella da mettere col nero proprio, panna e nera, stai pure proprio sul primo piano, Ruben, non guardarle da lontano, stiamo a una distanza così. Poi, ultimi pezzi rimasti, una bellissima camicetta della Guarini, tutta in pura, anche questa è viscosa. È una bellissima marca, è un bellissimo punto di maculato, abbiamo 100% viscosa, naturalmente made in Italy, con il lotto numero 273, è rimasta una bella XL che veste un bel 114 di seno, 114 di fianco. Il maculato è molto particolare, come disegno. È lunga 70 e la richiesta è di soltanto 110 euro. L'ho visto addosso qualcuno. Poi gli orecchini lì, se per piacere. Ah, ok. Belli, eleganti. L'hai vista indossata? È una firma famosa italiana, come l'ultimo pezzo che mi è rimasto, bellissimo, della... questa è famosa, la Vels, è tanti anni che ve la faccio vedere, la Valentinas, e c'è su tutte le riviste. Questa, per chi se la fosse persa, è un gran peccato, me ne è rimasta una sola perché è in garza di puro cotone, quindi a chi piacciono i tessuti naturali è una garza di cotone puro. È il lotto numero 285, costa 98 e attualmente basta, non arriva più. Il lotto 285 è una taglia 106 di seno, 108 di fianchi, elegantina proprio, primavera addosso. Solo questo pezzo qui a 98 euro. Ora vi faccio vedere le camicie rimaste della collezione Crosspoint. Allora, questa ce l'ho anch'io, leziosissima, con la viscosa e col fiocchettino sulla manica. Lotto numero 211, dietro hanno la scollatura a goccia con il bottoncino di madreperla. Sono, le conoscete, bella perché ha questa pence sul davanti, raffinatissima, cade benissimo a piombo, proprio la viscosa. Ormai siete appassionate come me, lotto 211 Crosspoint a 80 euro, è una camicia che costava molto di più. Abbiamo la 44 che veste un bel 96 di seno, 104 di fianchi, la 48 che veste un 108, 120 e la 50 che veste 110, 120. Sono belle svasate queste sui fianchi. A 80 euro, molto molto elegante, molto molto leziosa. Poi vi faccio vedere le bianche, perché ormai me le avete richieste e non ne ho più, sono le ultime. La numero 500, che è rimasta solo in taglia 46, 110 di seno, 116 di fianchi. Le taglie le ha Ruben, perché io ho solo... Le taglie le guardate su, allora abbiamo o 110-116 oppure 112-120.
meravigliose, perché sono quelle con l'elastichino sotto, che vi vengono belle rimborsate, però sono belle lunghe, 65 centimetri. Importante sempre il bottoncino con la madreperla, importante sempre le maniche, che sono impeccabili nella collezione. 80 euro anche di questa, bianca. Poi di bianco vi ho portato la classica, che ho fatto in tutti i colori, ma di lei è rimasta solo la 50, che fa 116-120 della collezione nuova, a 85 euro, il lotto 502. 502, questa è quella che abbiamo fatto vedere 2 settimane fa in tutti i colori, che ormai è rimasto poco, eh. Anche in bianco mi è rimasta solo questa, una bella 50 per una signora che vuole una camicia un po' grandina, massimo 116 di seno e massimo 120 di fianchi. E poi la bellezza pura di questa camicetta, che un giorno me l'avete anche vista indossata, è eleganza pura, la camicia gioiello che ha fatto Crosspoint, che anche di questa me ne sono rimaste due, una 48 e una 50, è il lotto numero 501, con il dettaglio del gioiello. Stupenda, veste da Dio questa camicia. La prima misura che ha una 48, veste un 112-120 e la seconda misura veste un 116-120. Top. Top della raffinatezza. Meravigliosa. In questo bellissimo bianco puro. Poi vi voglio far vedere la Zoe. Zoe nelle, allora, t-shirt in puro cotone, in questi tre colori. Questa collezione particolarissima che ha fatto con tutte le pietre cucite, eh? Guardate che hanno fatto questa lavorazione a puff, come. Abbiamo puro cotone della Zoe, 92% cotone e 8% elastane. Tutte le pietre sono, anche nella manica dietro, tutte cucite, i cristalli. Lotto numero 323, abbiamo solo questa misura preso, è una large e anche un XL, e la richiesta è di 90 euro. Lotto numero 232. Due misure, 100-100 di seno, oppure la taglia XL, che è la più grande, 102-102. Sono elasticizzate e sono meravigliose queste t-shirt. Sono pezzi unici, eh? Finite queste poi non le avrò più. Non si possono più ordinare, come avete visto l'altra volta. C'è anche in bianco. La bianca è sempre la 232, però in bianco mi è rimasta la taglia più grande, la XL. 102-102. Di questa ho solo una misura, Ruben. Della XL ho solo la 102-102. E dello stesso lotto, anche in nero, mi è rimasta la taglia più grande. 102-102 di seno, XL. E poi sono finite. Meravigliosa, Zoe. Particolarissime sempre, in puro cotone, fantastiche. Poi della Zoe, una ancora di queste, verde militare, bellissima, con tutta la stampa, con i polsini. Allora, mettiamo fuori il lotto 242, mi è rimasta solo questa, che è in taglia XL, 118. È fatta a caftano, quindi non spaventatevi, la può mettere anche una che ha 100. 118 massimo di giro seno, 118 di giro fianchi, a 110 euro. Meravigliosa. C'era tutto il completo, eh? C'era il pantalone, c'era la casacca. Ce l'ho anche in nero e bianca, che è la numero 504. Sempre Zoe, sempre la collezione nuova della Zoe di quest'anno, in questa bellissima viscosa.
rifinite da Dio, veramente cose stupende. Abbiamo 65% viscosa e poi poliamide. Nella versione bianca e nera è il lotto 504, sempre della stessa taglia. Particolare, eh? Un bel modo di vestire, originale, con tutto il ricamo nel verde, anche molto bella, vero? Anche questa bellissima stampa, bellissima. Poi vi faccio vedere i golfini, che anche questi ormai sono finiti, e poi la Zoe la ritroveremo a settembre con la collezione autunno-inverno. Spettacolari i golfini che ha fatto, che sono quasi delle stolette, sempre in pura viscosa. Andiamo dove? Qua. E 65% viscosa, è un mix di tessuti, particolare, eh? Da mettere sopra qualsiasi t-shirt, guarda che bella. Dall'altra parte è blu, rosa, verde. La faccio vedere indossata. Adesso io dovrei portarvela con magari una manica corta sotto, oppure con un top, perché con la camicetta lega un po', esatto. Queste vanno bene a tutte perché non hanno taglia. Allora, lotto 248 hanno una lunghezza di 60 e 70, è morbidissima, elasticizzata, bella come diventa la manica. E di larghezza misurano da una parte all'altra, va portata così aperta, 120. Va portata con un top, va portata con una camicetta senza maniche. Poi ce l'ho, queste sono finite, ma ce l'avevo anche in altri colori, non l'abbiamo messa. Ah sì, bellissima, ce l'ho anche in nero. Sempre nella medesima taglia, il 249, sempre in XL, sciccosissima con tutti i colori del nero. Abbinato al rosa, abbinato al panna, abbinato al ciclamino e al beige. C'erano tutte le sue maglie, ma sono state, le avete già acquistate. Se per caso a casa avete le maglie, prendetevelo. Il cardigan è troppo bello. Anche questo ha un colore. Ha un colore magnifico. Questa col nero. Siamo quasi in chiusura, devo far vedere l'occhetto, sì. Per farvi gli auguri di Pasqua. Mi dici tu, Ruben, quando mancano 5 minuti? Facciamo gli auguri. Facciamo l'ultimo capo. Allora, se volete fare un affare, vi faccio vedere questo bellissimo completo, che è questo che c'è sul manichino. Allora, è il lotto numero 281, giacca e pantalone, in questo bellissimo colore. La richiesta è di 160 euro, tutto il completo. Disponibile in tre misure. Partiamo dalla taglia 47, che è questa che sto indossando io, per arrivare fino alla taglia 55. Questa è la 47. Stesso colore quasi della mia camicetta. La taglia 47 è una 50, eh? Veste un po' oversize perché va molto di moda l'oversize. Poi c'è il suo pantalone sotto. Il completo costa 160 euro, il pantalone è così, largo, molto bello.
questo è il pantalone, che ha il suo elastico anche dietro, però davanti no, quindi non gonfia. Approfittatene perché questo è una bella proposta, è un Made in Italy, la linea si chiama Gocce di Elena, disponibile dalla taglia, allora è il lotto numero 281, disponibile dalla taglia ho la 50, ho la 56 e ho anche la 58. Questa che indosso io è la taglia più piccola, che io ho una taglia 48. Come poi il suo pantalone 160 è un'offerta, perché è un bel completo Made in Italy. E poi quest'anno, se volete essere di tendenza, un completo dovete averlo, eh. Dopo con calma ve li farò vedere la prossima settimana. Questa è cocco e devo liberarmi davanti, è cocco e bianco albino in una borsa del 1940, autentica, rarissima. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto, farvi gli auguri di buona Pasqua e ricordarvi i nostri appuntamenti che sono sempre, grazie, che sono sempre di venerdì. Poi ricordo la diretta appunto del venerdì, che è dalle ore 14 alle ore 16. Poi vi ricordo che potete riguardare la puntata su YouTube perché rimane registrata. E domani, allora, sarebbe stata la sorpresa così, perché la Pasqua dice che bisogna avere l'uovo di Pasqua, allora ho detto facciamo vedere la nostra sorpresa e vi salutiamo con questo bel gioco vintage completo della sua scatola, fa parte della nostra collezione, non è in vendita, e vediamo se va. Guarda che va. E qua dentro è simpaticissima perché ha una scatolina, adesso però non può farebbe anche l'uovo. Oddio che ridere, la carichiamo un aiuto, no? Poverino, non dovevo fargli il coso perché è venuta fuori la pila. No, anzi, c'è dentro, ma è venuta fuori da questa parte, vediamo se funziona al volo. Ecco. Vi saluto con la nostra gallinella di buona Pasqua. La facciamo vedere un secondo? Grazie mille a tutte quante. Fa un po' fatica a fare l'uovo. Allora grazie, vi aspetto. Buona Pasqua e buona Pasquetta. E riguardatevi la puntata, fa un casino. Vi auguro a tutte di passarla bene in famiglia. Aspetta che la spegniamo. Basta. Dai, per ridere un po'. Allora vi ricordo che domani c'è sul 124 la puntata da mezzogiorno alle 2 e invece lunedì non andiamo in onda perché è Pasquetta, non andiamo in onda su Facebook. Saluti da parte anche di Ruben, di tutte le nostre, del nostro staff. Siete state interessatissime anche oggi. Qualcosa ancora rimasto, qualche bel Leonard da collezione, non fatevelo sfuggire. Qualche bel gioiello, qualche rarità ancora c'è. E di nuovo vi auguro a tutte una serena Pasqua e soprattutto anche oggi un buon venerdì santo. Un bacione, grazie mille, buona Pasqua a tutte e a tutti. And I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon.